stiamo proseguendo con i lavori di demolizione per ricostruire un'ala della scuola, che ovviamente sarà una scuola più moderna, più innovativa, più sistemata e ovviamente più sicura. Purtroppo, ma così come è ovvio in tutti i lavori che si fanno, si creerà qualche disagio alla cittadinanza residente, alla popolazione scolastica e ovviamente all'istituto tutto, ma tutto questo si farà ovviamente concordando tutto quello che può essere concordato, risolvendo i problemi, le criticità più importanti, se ci dovessero essere. Attualmente è tutto sotto controllo. Invito a non fare troppi allarmismi rispetto a quelli che magari ci possono essere, che, ripeto, sono già tutti quanti stati valutati e sono tutti sotto controllo. Non c'è alcun problema di sicurezza da un punto di vista delle interferenze con i lavori che stiamo portando avanti. Qualsiasi cosa e qualsiasi azione, siamo qui presenti, pronti a intervenire per mitigare o comunque confrontarci o comunque rassicurare chi che sia. Stiamo parlando di un edificio realizzato diversi decenni di anni fa. La qualità della infrastruttura non è fuori i limiti di legge. La qualità dell'infrastruttura, l'intervento è stato proposto perché economicamente più valido da un punto di vista tecnico, non perché era insomma c'era problemi di sorta sotto questo punto di vista. In soldoni costava di meno buttare a terra e ricostruire che non andare a fare interventi di miglioramento sismico, che erano molto più invasivi, molto più lunghi, molto più onerosi da un punto di vista economico.